Benvenuti in questo nuovo video, mi trovo a Passorolle, in Trentino. Per l'occasione ho noleggiato gli sci d'alpinismo giù in paese a San Martino di Castrozza. Il punto di partenza dell'escursione è proprio dal sentiero che parte dal parcheggio appena arrivate. Per chi non li avesse mai usati, gli sci d'alpinismo praticamente si agganciano sia davanti che dietro, ma si può tenere agganciato solo il davanti per salire e sotto hanno le pelli che permettono di aderire al ghiaccio e salire agevolmente. Questa escursione si può fare sia con sci d'alpinismo che con ciaspole che anche solo con i scarponcini, almeno nel primo tratto. Il paesaggio è già stupendo dall'inizio dell'escursione. Volendo, qui ci sarebbero anche le piste per sciare e poi c'è il percorso dedicato a chi va a piedi. Come potete vedere, almeno nel primo tratto, il sentiero è largo, ben segnalato e facilmente percorribile. Il primo rifugio che incontrate sul percorso è il Capanna Cervino. E ora proseguo seguendo il percorso segnalato. Conosco bene la zona, sono già stato qui diverse volte in estate, ma in inverno è la prima volta. Trovate i video delle escursioni estive proprio qui sul mio canale. Ora la direzione da seguire è quella per Baita Segantini. Gli sci d'alpinismo sono il modo più faticoso di salire, probabilmente, però almeno poi c'è il vantaggio che si può scendere sciando. Ogni tanto qualche sosta fotografica è obbligatoria. In circa un'oretta sono arrivato a Baita Segantini. Nonostante sia lontana dalle piste da sci, la baita è aperta anche in inverno. È bello anche solo venire qua perché la strada è facile, in un'ora a piedi ci arrivate e non vi serve nulla perché la strada comunque è battuta. Da Baita Segantini proseguo in direzione Val Venegia. Qui poi c'è lo snodo con tutti i percorsi e sentieri, ma non tutti sono fattibili in inverno. Io seguirò l'indicazione per la Val Venegia. Visto che d'ora in poi sarò in discesa, toglierò le pelli per proseguire. Vanno anche modificati gli attacchi perché in salita avete il talone sganciato, ma poi in discesa siete agganciati come con gli sci normali. E ora tutta discesa. Per motivi di sicurezza rimarrò comunque sul sentiero battuto. Accanto al sentiero c'è un po' di neve fresca su cui scendere, ma non mi allontano troppo. Se si scende con gli sci d'alpinismo, poi il percorso non è così ben segnalato. Comunque scendere con gli sci d'alpinismo e con gli sci normali è completamente diverso. Cercate di rimanere sul tracciato, soprattutto nel tratto in piano, perché qui ci passa poi il fiume. Però il percorso così in mezzo al bosco è stupendo. In circa 20 minuti di discesa sono arrivato a Malga Venegiota, che però in inverno è chiusa. Da Baita Segantini a qua sono circa 400 metri di dislivello. Da Baita Segantini ci ho messo mezz'oretta per arrivare a Malga Venegia. Ho preso un antipasto con carne affumicata e trentingrana. È la prima volta che la trovo nel menù, ma la riprenderei. Di prima ho preso strangolo a preti, burro e ricotta affumicata. Per chiudere in bellezza, panna cotta a frutti di bosco. Ora scendo in direzione di Pian dei Casoni perché non farò la strada a ritroso, ma farò un giro d'anello per tornare. Nella Malga si mangia molto bene, ma lo sapevo perché ci sono già stato. Tra l'altro penso sia uno dei pochi posti rimasti in Italia dove pagate il coperto 1 euro. Ora è bellissimo perché c'è tutta una discesa con ruscello a fianco in mezzo al bosco ed è anche uscito il sole. Sono arrivato a Pian dei Casoni dove si trova il parcheggio, ora proseguo per Malga Iuribello.
Quando sono venuto qui in estate avevo fatto la strada a ritroso, non avevo fatto il giro d'anello come oggi. Ora rimetto gli sci in modalità walk. Rimetto anche le pelli perché poi è tutta salita. Forse ho fatto male l'altra volta a non fare il giro d'anello. Se ve lo steste chiedendo, con le pelli di foca siete praticamente incollati alla neve, al ghiaccio. Ovviamente adesso viene utilizzato un materiale sintetico, non si usano più le vere e proprie pelli di foca. Ah, è veramente bello sto giro da fare. Praticamente sto facendo la prima salita vera e propria della giornata. Anche qui il percorso è ben segnalato. Salite per mezz'oretta in mezzo al bosco e poi il paesaggio si apre. Da Pian dei Casoni sono arrivato a Malga Iulibello in circa 40 minuti. È tutta salita e la malga è chiusa in inverno. Ora proseguo direzione Passo Rolle. La maggior parte delle persone fa la tratta Pian dei Casoni, Baita Segantini e viceversa, perché in questo tratto non ho trovato quasi nessuno. Io vi consiglio di fare il giro d'anello perché almeno vedete un paesaggio diverso. Ora, visto che c'è discesa, via le pelli. Purtroppo c'è un poco gradevole sali scendi in cui bisogna togliere e mettere in continuazione le pelli. Però ormai dovrei essere arrivato. Vi ricordo che con gli sci d'alpinismo non potreste scendere per le piste da sci e se dovete attraversarle dovete dare la precedenza agli sciatori. Ora che sono alla fine posso dirvi che tutto il giro si può fare tranquillamente, senza ciaspole o senza sci d'alpinismo. È tutto battuto ed è veramente molto facile. Peccato il sole sia uscito solo nella seconda parte della giornata. Ora modalità discesa. L'escursione è stata veramente bellissima, mi è piaciuta tantissimo, ve la consiglio. Per fare il giro d'anello ci vogliono circa 5 ore, è facile, è fattibile veramente da chiunque. Spero questo video vi sia piaciuto, se avete delle domande fatele nei commenti e iscrivetevi al canale per non perdere i prossimi video. Ciao!